Benvenuti alle interviste di Music. Oggi siamo con Biagio Antonacci. Ciao Biagio, tutto Ciao a bene? tutti Tutto ragazzi, a posto? grazie, grazie per l'invito Marco, grazie. Allora, domani esce Serial, il tuo nuovo singolo, arriva dopo 2 anni, tantissimo tempo, dove hai fatto tantissime cose, è l'inizio un po' di un percorso che diciamo, c'è il singolo, ci sarà un nuovo disco, ci sarà a novembre un tour. Una ripartenza, un qualcosa di Beh, questo tipo. quello che ci auguravamo tutti, no? Anche tu nel tuo lavoro, una ripartenza, cioè tirare fuori quello che noi siamo, io dico sempre, sono un bardo, no? Sono un menestrello. Noi siamo nati per prendere la chitarra e suonare in giro per il mondo. Nasce così il cantautore, no? Il narratore di storie, che la maggior parte per le quali forse non sono mai neanche esistite. Però mi piace l'idea che stiamo tornando a fare il nostro lavoro, anche se non abbiamo mai mollato il nostro lavoro. Il nostro lavoro sta qua, capisci? Non è Certo. una zona della nostra vita, sta qua. Come i grandi sogni sono qua dentro, non sono spostati, non si sposteranno mai. Quindi io torniamo a cantare dal vivo a fine anno, dopo più di 2 anni e mezzo, allora saranno 3 anni. E a pubblicare un disco dopo quasi 3 anni. E questa è una cosa molto positiva perché finalmente sento il sentore della ripartenza. Però una ripartenza diversa dalle altre ripartenze che si facevano quando stavi tra un disco e l'altro, facevi passare 2 o 3 anni, no? Perché di solito i cantautori della mia generazione non facevano un disco all'anno o ad ogni 6 mesi. Si aspettava anche 2 anni. E la ripartenza era emozionante perché avevi smesso di fare per un periodo del tuo lavoro. Qua arriviamo dalla consapevolezza, cioè abbiamo capito che la libertà di fare musica vale più di ogni altra cosa, cioè non più di ogni altra cosa, però abbiamo capito che il nostro è un dono, è una fortuna incredibile fare musica. A volte ci siamo anche un po' addormentati e abituati, no? Tutte le cose andavano bene, i dischi, funzionava tutto e sembrava tutto così scontato che si perdeva un po' il senso della la qualità del regalo che abbiamo avuto da lassù, parlo a chi fa musica. Quindi tornare dopo il lockdown e tornare in un periodo comunque non positivo perché abbiamo una guerra a due passi, è un ritorno consapevole ancora più di quanta fortuna abbiamo noi oggi nel poter fare il lavoro che sognavamo di fare da giovani, poterlo fare ancora oggi dopo tutti questi anni. Con la stessa voglia, la stessa caratteristica, il stesso entusiasmo, ancora andiamo ad ascoltare i mix, ancora ascoltiamo i mix, capisci? Cosa bene, ancora cerchiamo di mettere una tastiera suonata live invece che messa in loop, ancora cerchiamo di quantizzare la batteria non al 100% per farla diventare più umana o suoniamo le batterie vere perché il groove è diverso. Cioè, abbiamo ancora queste living. Che fortuna che abbiamo. Ecco, siamo consapevoli oggi della fortuna che noi abbiamo. Quindi riparti con Siria. Chi è Siria? C'è Allora, questa ragazza Siria? no, non c'è una. Allora, intanto la serietà, la parola seria è effimera, è come la parola amore. Amore non esiste. Cosa vuol dire amore? Se io ti chiamo e ti dico, scusa, Marco, ma che cosa vuol dire amore? Tu mi dici, ma amore non lo so, È un concetto è astratto, no? Anche la astrattissimo. serietà è un concetto astrattissimo, però è un suono, perché la canzone nasce dopo un suono, seria, seria. Poteva anche essere serie A. A livello sonoro reggeva benissimo, capito? Volevo chiamare Serie A, magari sperando di avere la sigla in Sky durante le partite, però era bello l'idea, no? Perché è un suono, e poi da lì ho costruito la canzone. Allora, chi è l'essere umano serio? Chi potrebbe essere? È colui che si assume la responsabilità. Adesso entro nella parte poetica, no? La responsabilità dei sentimenti, esercitare la propria autonomia, apprezzare la dignità delle altre persone senza nessun tipo di dominio né di possesso, abbandonare il dominio del possesso e sposare la volontà naturale che le anime hanno. In questo caso è un'anima che ha dubbi se andare a vivere con questo, in questo caso una donna che ha dubbi se vivere con questo uomo con cui sta benissimo. Non è solo ghiaccio quando loro si baciano, non è solo, cioè è tutto bello, ma io, o meglio, l'uomo aspetta la decisione sua perché non vuole affrettarla, non vuole condizionarla, deve essere libera. La condizione dell'amore più autentico è il rispetto della libertà altrui.
Questo è il mio slogan, ok? Perché allora sì che mi prendo, divento corresponsabile del nostro tentativo di vita comune, è una corresponsabilità. Ascoltami, spoilerano un po' su internet le immagini di Federica Pellegrini penso che partecipi al video di sera. Sì, che anche tu una cosa curiosa, posso, scusi, vi interrompo. Io l'ho chiamata perché volevo fare, adesso mi sono messo in testa di fare il fotografo, no? Mm-hmm. Vuoi fare delle foto? È già una lista abbastanza sostenuta di persone che voglio farsi fotografare dopo che vedranno la Pellegrini, e poi non te lo dico neanche. Comunque, e gli ho detto, Federica, posso fare un po' di foto? Ti posso fare un po' di foto? Perché mi piace proprio la tua determinazione, proprio la sua faccia, no? Ma perché no? Dove vuoi fare? Ma se sei comodo a Roma, sono a Roma in quel periodo, devo prendere un premio, va bene, facciamo a Roma. Mentre faccio le foto, possiamo fare un backstage? Cioè, posso portare un operatore che mi riprende mentre... Ma certo, perché no? Ma se da questo backstage diventasse un video, saresti felice? Mi fa, ma felice di cosa? Una canzone, dico io. Quale canzone? Mi fa, te la faccio sentire? No, no, me la fai sentire lì. Io dico, ma guarda che è una roba incredibile. Una sportiva, comunque un personaggio internazionale, viene a fare le foto e forse un video senza sentire la canzone. Questo è un gesto di fiducia enorme, viva la fiducia. No, quindi mi sono sentito anche bene dal punto di vista umano, no? Vuol dire, questa donna si fida di me senza conoscermi, no? A parte il nome. Quindi arrivate, mi ha fatto le foto e mentre facevamo le foto girava la canzone e lei ascoltava. Quindi lei si è trovata in un video incredibile, senza conoscere quale sarebbe stata la canzone. Quindi questa si chiama fiducia ed è per questo che va premiata. Una campionessa come lei ha questa dote anche di capire dove può cercare fiducia e protezione e quindi darsi, nel senso proprio regalare la sua presenza a un fotografo che in quel momento era un improvvisato, capito? Però mi piace molto la cosa. Quindi hai anche accennato anche che stai facendo il fotografo, quindi siamo anche, vedremo anche una tua mostra prima o poi, giusto? Hai anche una faccia interessante, da qua. Attenzione che sui primi piani sono bravissimo. E dai, cavolo, allora vedremo anche prossimamente tipo Brian Adams e calendario Pirelli del prossimo anno lo fai tu. Perfetto, io vorrei fare... Perfetto, quello lì sicuramente sarà una delle... Perché tanto alla fine... Anche le immagini fanno parte della musica, no? Se tu guardi una foto e metti la canzone, metti Smoke on the Water, no? E poi spegni la musica, resta una foto quasi cruda, ma alla musica, se non metti una foto, sembra una musica isolata, no? Sono due elementi bellissimi, video, foto e musica. È incredibile. Ascolta, ti volevo fare una domanda. Nei crediti del nuovo singolo c'è tuo figlio Paolo. Sì. E lui ormai è un hitmaker, Tananai, Fedez, cioè fra un po' ti butta via. Ti caccia via. Almeno ho una continuazione degna di quello che ho cercato di fare. Di solito i figli chiedono consigli ai padri, ma cioè, tu che consigli gli hai chiesto a lui? Io più che consiglio ho detto una volta, io ho sentito un pezzo di melodia che mi piaceva molto, di una canzone che stavano scrivendo con Davide insieme, e ho detto questa, attenzione, perché potrebbe essere la strofa di una canzone che io ho, dove dico seria, perché il ritornello l'avevo scritto io, no? Vieni a vivere con me, tu che puoi, prima parlane un po'. Ho sentito quella chitarra, era molto battigliano, no? E lui mi ha detto, certo, perché non proviamo a montarla insieme? Perché, sai, a volte accade che due canzoni che nascono non insieme diventano e si uniscono, no? Quindi abbiamo provato, Davide e Simonetta l'ha arrangiata, l'ha prodotta, ed è diventata, a mio avviso, una canzone seria. giusto appunto. Serio, lo sai che seria? Mi auguro che questa canzone... si faccia sentire, perché diventerà un piccolo slogan, cerca di essere seria, però ti piace. Ascolta, 1989 esce il tuo primo disco, Sono cose che capitano. Leggendo le note stampa di questa canzone, citi che ti stai evolvendo e tutto cambia.
Cioè, che diversità c'è? Che cosa è che sarà cambiato tantissimo in questi 30 anni, però la cosa che più evidente, che boh, lo so, è difficile. No, no, non è che guarda, ti dico io, tanto diventi più vecchio e più grande, Beh, quindi quello. cosa succede? Succede che ti evolvi e che sei consapevole di tante cose. Vedi tutte le cose non più come dei sogni, ma come delle realtà, perché a quell'età io sognavo tutto, oggi vivo la realtà di quei sogni, attenti a avere i sogni e non la realtà. Qualche capello in meno, ma neanche più tanti, se pensi, ci pensi, poteva andare molto peggio. E poi finalmente fai musica consapevole di avere che qualcuno questa musica l'ha ascoltata, perché nel 89 era un'ipotesi, no? Infatti i primi fan che mi scrivevano si scrivevano le buste, le lettere, no? Ti ricordi i fan si mandavano, tu sei Sì. giovane, però si mandavano le lettere. Giovani, Di che anno sei tu? sono del 66, quindi sono Ah un beh, po'. allora siamo lì, Io dai. mi ricordo che ti ho visto a Rozzano, in Palatenda Rozzano, ma Sì. potevano essere quegli anni 90-91, Sì, forse. perché poi uscì da Gio Biagio che era il 92, poi arrivò Liberati, nel 91, nel 92 arrivò Liberatemi e poi iniziò il vero successo poi da Liberatemi. Poi io facevo ancora il geometra ai tempi, facevo due lavori per vivere. Quindi quando tu mi hai visto Rozzano, io lavoravo anche nel cantiere vicino alla Palasport. Quindi ero di casa lì, capito? L'avevo costruito, l'avevo fatto io. No, e quindi c'è la consapevolezza che qualcosa, questa musica a qualcosa è servito e a qualcuno è servita. Sai che qualcosa che hai fatto, come nel tuo caso, tu scrivi un bell'articolo o proponi delle idee attraverso i tuoi video e capisci che qualcuno ha perso del tempo lì da te e ha ottenuto un risultato anche piccolo, ma che resta, capisci? È una soddisfazione, perché poi alla fine noi facciamo comunicazione. Tu nel tuo caso, io nel mio caso, noi siamo dei comunicatori. Quindi lasciamo, cerchiamo di lasciare traccia. Oggi sono consapevole di aver lasciato una traccia, non ho più l'ansia di provocarne altre, perché relativamente può interessarmi, ma so di avere una storia dietro di canzoni che posso fare ovunque con la mia chitarra e che sono convinto che probabilmente alcune di queste potranno essere riconosciute per un po' di tempo. Quindi c'è la consapevolezza anche di aver fatto una cosa bella per me, attenzione, cioè mi sento protetto da quello che ho fatto. Se io mi sentivo uno zingaro, no? Perché non avevo perché la madre della musica non mi aveva scelto. Oggi mi sento, sono stato educato dalla musica, quindi ho avuto veramente tanto. Non dico tutto, ma tanto. Vabbè, dai, adesso fare il fotografo e poi torni a fare il geometra. E via. Come l'ho Va sempre fatto, non l'ho mai mollato. bene, bene, bene. Va bene, Biagio, io ti ringrazio della chiacchierata, ti Grazie. ringrazio di averci raccontato Seria, che ricordo uscirà domani, e ti aspettiamo Grazie. col disco nuovo e col tour da novembre e vedremo che cosa succede. Dai, tanto abbiamo tempo per risolvere anche tante altre cose adesso che ci porta, Speriamo. probabilmente anche della musica, ma la musica la facciamo anche perché dobbiamo staccare la testa dal dramma, anche, capisci? Non Sì. possiamo cambiare la testa, possiamo alleviare un po' di sofferenza. Ma sì, ma Anche infatti questo l'obiettivo della musica è appunto quella, cioè è questo. deve fare. Grazie. Grazie e buona giornata. Ciao. Ciao caro, grazie mille. Ciao ciao, alla prossima.